Ciao Grullaia, benvenuti in questo nuovo video dei Brothers. Io sono Rick e oggi siamo ritornati qua in un nuovo deck troll. Come potete vedere siamo qua sul deck troll di Yanma, che sembra un po' il personaggio di Ranma, ma sembra solamente una fottutissima libellula. Ragazzi, prima di andare a vedere questo deck vi ricordo di andare sotto in descrizione, perché ci sono tutti i link utili, ovvero quello per comprare codici a un prezzo molto scontato, ovvero il sito del Professor Oak, oppure il link del gruppo Telegram, oppure il link per seguirmi su Instagram. Detto questo ragazzi, sta facendo un caldo boia e sto veramente soffrendo come un cane bagnato sotto il sole di Riccione. E andiamo con questo incredibile deck, sempre consigliato dalla grandissima Aurora, che saluto. E allora, super velocità è l'attacco di questo insettivoro. E abbiamo un attacco che leva praticamente 20 con 2 energie, quindi molto semplice da caricare, anche perché è base, quindi Elisir Max a palla. Lancia una moneta, se esce testa previeni tutti gli effetti degli attacchi, inclusi danni inflitti a questo Pokémon durante il prossimo turno del tuo avversario, quindi molto fast, molto easy. Ovviamente levando 20, prima che butti giù una GX ci vogliono le aree geologiche, quindi ovviamente per dare una mano abbiamo preso questo bellissimo Aerodos con la sua abilità Veleno Nido, che prima di attaccare puoi lasciare entrambi i Pokémon avvelenati, a patto che se il tuo Pokémon è erba, cioè a eccezione dei Pokémon erba, di conseguenza il mio è erba e avvelenerò quell'altro, a meno che non usi un deck erba, a quel punto quitti. Poi abbiamo l'incredibile Victini, che con la sua abilità ci permetterà di rilanciare due volte la moneta, e quindi Yanma potrà avere una chance in più di far uscire testa, grazie. Poi, Tapulele, raga, Tapulele ce l'abbiamo anche noi. Servirà per andare a prendere magari Colette. In questo modo con Colette ci possiamo riempire la panchina di un Ariados, cioè uno Spinarak, uno Yanma e un Victini. Quindi abbiamo già la linea base ben prestabilita. Poi comunque col Tapulele, se l'avversario ci potrebbe rompere i coglioni, gli mettiamo una bella doppia e lo sfondiamo di mazzate. Poi due barelle, perché c'è bisogno, se ci muore uno Yanma è finita lì la partita. Cerca sfide, posta allenatori, raggio ipnotosio, che è la seconda tattica di questo deck, ovvero se noi non abbiamo Ariados c'è la possibilità che col raggio ipnotossico lo andiamo ad avvelenare, e palestra di Zondopoli come se non ci fosse un domani. Acromio ci può stare, mi piace, doppia a profusione. Muscolbanda ce l'ho messa perché ci può stare al posto della benda scelta, perché comunque 20 danni li fa sempre e quell'altra li fa solamente se il Pokémon è GX, quindi meglio così a questo punto. Poi sono gusti. Pietra lieve per il buon Victini, Pinorak o Tapulele. Professoressa Ralia, N, energie come volete, e Ultra Ball per andarci a riprendere qualsiasi Pokémon. Detto questo ragazzi, andiamo subito a trovare un avversario. Avversario trovato, andiamo subito a vedere quale sarà il nostro avversario. Un deck completamente buio, incredibilmente, in questi giorni soleggiati, un po' di buio ci sta perché fa un caldo veramente, sto grondando sudore come una grondaia dopo un temporale, e partiamo subito con Yanma. Ho detto anche Yan signorino, attenzione, adesso mi viene in mente Yanma signorino. Attenzione, noi non abbiamo altre carte interessevoli, se partivamo con una doppia sarebbe stato veramente veramente fantastico, però ci può stare. Allora, abbiamo già un bel raggio ipnotossico, giusto per far sentire chi è che comanda. Gli diamo l'energia, il raggio ipnotossico, perché ci sta. E croce di Cristo, mettiamo anche la muscolbanda. A questo punto direi di usare Ultra Ball per scartare Elisio, e carica incredibile, e ci andiamo a prendere a questo punto Tapulele, così ci prendiamo Colette troppo buona e siamo a posto così. Certo che voglio prendere una carta, che cosa ho preso a fare Tapulele, ma cosa mi chiedi a fare? Prendiamo Colette e andiamo subito ad usarla, eccola qua, perfetto, più veloce gioco per favore. Ecco qua Colette, attenzione, ci prendiamo un Victini, un altro Yanma nel caso morisse, e Spinarak, eccoci qua, panchina full, e a questo punto passiamo il turno.
Non so se lui è il deck di Gazlord, quello che ho fatto io, trolloso, very devastante, però staremo a vedere. Gli ha messo un'energia, quindi potenzialmente attaccherà Iridio. Già che ha una carta aiuto, non penso lui abbia il deck che ho fatto io, però anche perché non ha bisogno di prendere altre carte dal cestino, se hai delle carte solo energie. E invece no, è un deck particolarmente interessante e vediamo un po'. Abbiamo bisogno di un'energia, se no qua non facciamo veramente niente. Di conseguenza andiamo a usare N e ci rimettiamo tutto a Indro. Doppia profusione, cosa che non mi piaceva, non mi interessa. Però palestra di Zondopoli ci sta da 10, l'energia ce l'abbiamo. Super velocità, che potrebbe essere un attacco rapido, leva 40 più 30. Attacca anche testa, 40 più 30, 4, 5, 6, 70 danni che ci stanno veramente bene. A detta del centro Pokémon, che ragazzi è tornata tantissimo, probabilmente hanno riaperto i centri Pokémon perché è impossibile che prima non la giocava quasi più nessuno. Adesso che con Salvini è tornato le hanno riaperte tutte e mi sembra veramente strano. Fatto sta che lui si è curato, si è levato l'avvelenamento e io me la sto prendendo lì nel diretto Ano in maniera abbastanza particolare. Lui ha intanto 4 energie, si sta scartando tutto il deck. Intanto diamo un'altra doppia a Yanma, ma con ricerca computerizzata. Direi di sacrificare una pietra lieve e uno Spinarak per andarci a prendere lui, il ragno per eccellenza di questo gioco, ovvero Ariados, che ci vorrebbe un po' di Ariados adesso, ma veramente in maniera considerevole. Lo andiamo ad avvelenare, 30 danni più altri 20, più altri 20, ovvero 40. E siamo a posto così. Ora, avrà un'altra detta del centro Pokémon? Avrà un cercasfide? Attaccherà potenzialmente? Malasada Maxi. Regà, lui ha un deck anticondizione speciale ed è veramente un dito nell'ano, ha proprio messo per traverso così. Usa anche Camilla, fai quello che cavolo vuoi, perché tanto io adesso, se te continui così... Oh, Malamar. Voracitas GX. Non ci fa niente, peccato forse la GX... Penso di sì. Usiamo acromio, detto anche acrilico. Mettiamo l'altro Yanma giusto per... Non so perché abbia fatto la GX, ma va bene così. L'ha veramente sprecata. Laboratorio d'Elisio, non serve più la mia muscle banda. Ah, ok. Samina e waka waka. E si va a riprendere Madonna delle Rose. Altre due addette del centro Pokémon. Attenzione, ma noi abbiamo la palestra di Zondopoli sempre pronta a zompolidare. Ti diamo la muscle band, l'energia ovviamente a questo povero Cristo. Eccoci qua. Non ci esce niente di buonissimo, però con l'attacco di Yanma, 40 danni più il gag. Madonna, sta uscendo sempre testa, raga. Godo e sbrodo. Due carte premio che sono Enel e un'altra palestra che ci sta benissimo, perché tanto sicuramente lui avrà un altro laboratorio di Elisio, di quelli abusivi, gestito dalla Malavita o dalla Malasada Maxi. Ci addormenta e ci fa l'attacco incredibilmente potente, ma a noi non ce ne frega una minchia perché siamo protetti dalla mafia. Allora, non possiamo fare niente. Non abbiamo un Guzman in campo, o meglio non ce l'ho in mano, però passiamo il turno, siamo svegli e tonici come quando c'è quelle pubblicità delle merendine. Tre energie, potenzialmente adesso ci distrugge male. Un'altra cosa interessante, che se volete potete aggiungere nel deck, potrebbe, Madonna del Signore, potrebbe essere sostituire la Muscle Banda con una cintura Furia Lotta, visto che Yanma è base. Ma questo sta tutto a vostra scelta. Mettiamo l'altra libellulina pronta per far distruggere ogni cosa. Lo avveleniamo perché ormai Malamar ci avrebbe abbastanza rotto. Hai già distrutto troppa roba. Ecco qua, super velocità. Tac, 40 danni. Perfetto, ci esce anche testa. Ci sta uscendo sempre testa. Ed è... buono, buono così, non me l'aspettavo. Bravo Yanma, ma più che altro bravo Victini.
Questo deck lo chiamerò Yanma signorina, però te con la detta del centro Pokémon c'è veramente rotto l'ano. E si va a ricurare, non so, penso le abbia finite adesso anche. Ci riattormenta. Cerca sfide, si va a riprendere sicuramente la detta. E invece no, è Elisio, questa non me l'aspettavo. Elisio cosa mi vuoi buttare giù? Victini? Ne sono sicuro al 1000 per 1000. Anzi no, forse anche... Madonna che sculo. Madonna che sculo. Allora, noi se non siamo ancora addormentati, però abbiamo Ariados. Tac. E vediamo un po' cosa abbiamo qua. Non abbiamo veramente niente. Mettiamo un altro Yanma? Mettiamolo. Col cerca sfide ci andiamo a riprendere a Chrome, perché tanto adesso abbiamo tutta la panchina pregna di roba e potenzialmente ci potrebbe tornare utile. Lo usiamo perché voglio, anche se prendo meno carte, però non voglio buttare via tutto. Non voglio usare N perché mi darebbe poche carte. E mettiamo questa Yanma. Finiamo qua. Vediamo un po' come prosegue. Però intanto siamo svegli. Lui adesso ci distrugge, proprio come il Raid, un insetticida veramente potente. Ci andrà a distruggere, ma veramente tantissimo. Basta, basta. Questa detta ci ha veramente rotto. Ecco qua che attacca ed è pronto a distruggerci. Come volevasi dimostrare. Abbiamo l'ultimo Yanma carico e dobbiamo solamente pregare Iddio. Intanto veleno nido. Intanto. Poi mettiamo Victini per poter usare Acromio. E niente di che. Attacchiamo, super velocità, 40 danni più 30. Ci esce testa, regà, sempre alla prima. Victini oggi sei in pensione, 70 danni a questo giro. Ora, avrà un'altra detta? Non si sa. Avrà altre energie per addormentarmi? Non si sa. Però è Elisio, e con Elisio mi rompe il cazzo con l'altro Yanma, che non capisco per quale motivo. Però me l'hai fatto fuori, bravo. Me lo hai distrutto e per forza ti rimetto l'altro Yanma, perché non sono fesso. Ecco qua. E adesso con altri potenzialmente lui fa 100. E adesso raga abbiamo vinto, perché noi andiamo a fare 20, 40 più 30, ovvero 70 danni. Calamaramar. Noi ci si vede alla prossima, regà. Lo abbiamo incredibilmente distrutto. Ci è voluto un bel po', perché quella detta veramente ha rotto proprio lo sfintere, lo ha allargato come se fosse un imbuto. Ragazzi, ragazze, noi ci si vede alla prossima. Vi ringrazio per essere arrivati fino a qua. Vi ricordo immensamente di lasciare un bel mi piace, ma soprattutto un bel commento, per farmi sapere se volete altri deck troll, o comunque consigliatemi altri deck potenziali. 3 agosto ragazzi, 3 agosto, segnatevi questa data perché uscirà la nuova espansione. E io faremo un'apertura incredibile, straordinaria, del nuovo box, della nuova espansione in anteprima, regà, in anteprima, solo per voi. Noi ci si vede alla prossima. Un bel like e un commento, ci si vede alla prossima. Ciao a tutti.